Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa mia seconda teoria su Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Prima di iniziare con questo video permettetemi di fare un'osservazione che esula l'ambito prettamente Pokémon. È fantastico secondo me notare che in Italia, in un paese dove spesso è l'ignoranza a trionfare, una community Pokémon è in grado di portare le teorie ad un livello di complessità che all'estero le persone si sognerebbero. A dispetto dell'opinione che avrete sul video di oggi una volta concluso, io credo che si debba essere orgogliosi della community nazionale di Pokémon che ci ritroviamo. E il fatto che quest'oggi io vado a integrare delle teorie di ragazzi italiani quali quelli di Pokémon Millennium è la mia personale testimonianza dell'orgoglio che provo a far parte di questa community. E credo che se quest'oggi otterremo risultati, i crediti dovranno andare non tanto a Pokémon Millennium o a me, ma alla community italiana di Pokémon che è stata in grado nel tempo di produrre tutto ciò. Detto questo, io credo che quest'oggi arriveremo a toccare un apice. Quello a cui assisterete credo che si possa definire la più grande ed estrema teoria Pokémon della storia del mondo Pokémon stesso, frutto di un processo che continuerà sicuramente anche dopo questo video. Il difetto della prima teoria su Pokémon Spada e Pokémon Scudo è stato semplicemente uno: noi non abbiamo usato. Oggi noi tutti sfonderemo le barriere del multiverso, scoprendo che cosa si cela dietro l'ordine del Pokémon creatore. Questa è una teoria su Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ma per capire quello che andremo a dire in questo video, dobbiamo tornare alle origini stesse del mondo Pokémon. Dobbiamo tornare alla cosmogonia di Arceus. D'ora in poi dovremo distinguere due termini: il mondo Pokémon, ossia tutto ciò che segue e precede Arceus, e il multiverso con i suoi universi, la vera creazione del dio Pokémon. La biblioteca di Canalipoli ci narra l'incipit della creazione. Da un vortice di caos, un tumulto agitato di caos, d'improvviso comparve un uovo, e da quell'uovo comparve Arceus, il Pokémon creatore. Ora, già in questo punto incontriamo uno scoglio veramente gigantesco. Il mito ci parla di un caos primordiale, mentre il Pokédex ci parla della nascita di Arceus come una nascita proveniente dal nulla. Ho deciso personalmente di partire dal caos e non dal nulla per delle ragioni che chiarirò in seguito, ma anche perché ritengo che i miti di una popolazione più vicina alla creazione in quanto più antica siano più affidabili da questo punto di vista rispetto ad un Pokédex sicuramente più recente. Ma partire dal caos ci crea un problema di fondo che nessuno ha mai messo veramente in luce, ossia il fatto che a questo punto Arceus non sarebbe la prima creatura ad occupare il nulla. Prima di lui doveva esserci necessariamente qualcosa, certo qualcosa di non ordinato, ma pur sempre qualcosa, oppure qualcuno. La domanda è: chi potrebbe precedere la divinità creatrice? Come forse alcuni di voi già sapranno, la risposta è in realtà incisa sulle lastre di Arceus, che permettono allo stesso Pokémon creatore di cambiare il proprio tipo. Infatti la seconda lastra che otterremo in Pokémon Diamante, Perle e Platino, indipendentemente da quale essa sia, reciterà la seguente frase: questa lastra racchiude la potenza sprigionata da giganti sconfitti. Credo che si possa comprendere benissimo la portata che un'affermazione del genere ha sull'origine del mondo Pokémon. A quanto pare, infatti, Arceus non è l'unico essere all'origine del mondo Pokémon. Insieme a lui vi erano i giganti. E del resto la mitologia norrena, a cui abbiamo fatto più volte riferimento parlando proprio di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ci racconta una storia pressoché identica. Il primo essere che ebbe origine nella mitologia norrena fu un gigante conosciuto con il nome Ymir, simbolo nella mitologia norrena proprio del caos. Da Ymir poi nacque Odino, la prima vera divinità che soffocò nel sangue l'intera progenie dei giganti. Trasposto nel mondo Pokémon, il mito sarebbe ben chiaro: Ymir e i giganti rappresenterebbero il vortice di caos originario dal quale nacque Arceus, ossia l'Odino della mitologia norrena. Quest'ultimo ingaggiò una battaglia contro il caos, sconfiggendolo, e solo a quel punto, dopo aver liberato il mondo Pokémon dal caos, sarà in grado di creare il multiverso. Ma noi sappiamo di più. Come testimoniano le lastre, non solo Arceus sconfisse i giganti, ma sottrasse a loro un potere che fece confluire all'interno delle lastre. Bene, divertiamoci. Quello che sappiamo dai miti di Sinnoh è il come Arceus creò il multiverso, ossia affidando a Dialga e Palkia il controllo rispettivamente del tempo e dello spazio, e in un successivo momento consegnando a Giratina le chiavi della antimateria. La posizione di Giratina all'interno del multiverso la chiariremo più avanti. La domanda a cui però nessuno ha mai risposto è: come fu possibile ad Arceus creare il multiverso? Se prima di creare il multiverso Arceus ha dovuto sconfiggere dei giganti e ottenere da loro il potere, vuol dire che evidentemente gli mancava qualcosa per essere effettivamente una divinità creatrice. È come se per realizzare l'ordine Arceus non abbia semplicemente dovuto liberare il mondo
Pokémon dal caos, ma abbia dovuto sottrarre a questo caos qualcosa per potersi permettere di creare il multiverso. Torniamo un attimo alla mitologia norrena. Odino, una volta sconfitto il gigante Ymir, portò il suo cadavere al centro del nulla e dalle parti del suo corpo trasse il mare, i monti, i fiumi, gli alberi, insomma, in sintesi, il mondo intero. Immaginiamo Arceus come un essere in grado in teoria di ordinare la materia, ma che necessita di qualcosa per poterla effettivamente plasmare. Quel nesso tra Arceus e la materia è il potere dei giganti. Potere che è contenuto nelle lastre e che racchiude i tipi dei Pokémon. Cosa voglio dire con ciò? Semplice, Arceus è Dio eppure possiede un banale tipo normale. Per intenderci, le primissime creature che Arceus genera hanno già un tipo ben definito. Dialga e Palkia sono di tipo rispettivamente Drago Acciaio e Drago Acqua. Non solo, ma Arceus è in grado di ottenere un tipo solo a contatto con le lastre, come se la sua natura fosse quella di non avere un tipo. In italiano, a causa della traduzione, rende poco, ma non è un caso che il clone di Dio, ossia tipo zero, in inglese si chiami Type Null, ossia letteralmente tipo nullo. Dunque Arceus è di tipo nullo e le lastre contengono il potere che Arceus ha sottratto ai giganti, ma anche una forza sufficiente per permettere a un Pokémon di potenziare le mosse del tipo da cui la lastra prende il nome. Sono le stesse incisioni sulle lastre a dircelo, che recitano letteralmente: i Pokémon traggono potenza da questa lastra. Ma il mondo Pokémon non è forse fatto interamente da tipi? I tipi non possono forse essere considerati gli elementi di quella natura che in origine Arceus non poteva plasmare? E se vi dicessi che il potere più temibile dei giganti nella mitologia norrena è proprio quello di controllare la natura? Tutte queste affermazioni ci portano a una conclusione a senso unico. Se Arceus non presenta alcun tipo, ma lo acquisisce solo grazie alle lastre, e queste lastre contengono il potere dei giganti, allora questo potere dei giganti deve essere il controllo sugli elementi della natura, ossia i tipi Pokémon. Tenete mente allora a questo, che i giganti possiedono il controllo degli elementi della natura e dei tipi Pokémon. Ci tornerà utile più avanti. Ottenuto il controllo sugli elementi della materia, Arceus è finalmente in grado di creare il multiverso. Il Pokémon creatore ordina la propria creazione secondo leggi di spazio e tempo, affidando la loro giurisdizione a Palkia e Dialga, mentre l'antimateria viene affidata al suo terzo figlio, ossia Giratina. Create le leggi con cui il multiverso inizierà la sua vita, come testimoniano i miti di Sinnoh, Arceus cadrà in un sonno profondo. Prima di passare al multiverso in sé, occorre però fare qualche appunto per chiarire alcune cose. Innanzitutto Giratina. Esattamente come la mitologia norrena ci insegna, anche all'interno dell'ordine deve persistere una certa dose di caos. Loki, divinità nordica che pur combatte a fianco degli dei, presenta un rapporto ambiguo con il caos, facendone infatti intimamente parte. L'antimateria nel mondo Pokémon, e dunque il suo custode, possono essere interpretati in questo modo. Pur all'interno della creazione divina, l'ordine non è assoluto, ma sorretto in un certo senso da un secondo multiverso ordinario nato dal caos stesso. Secondo punto da chiarire, Regigigas. Spesso questo Pokémon è stato interpretato come l'unico gigante di cui siamo a conoscenza, eppure dubito fortemente che questo Pokémon possa essere un gigante, almeno non un gigante delle origini. Pensiamoci un attimo. Oltre a essere dalla parte di Arceus in quanto suo aiutante nella disposizione dei continenti, Regigigas condivide con il Pokémon creatore il tipo normale, ossia, come abbiamo già dimostrato, l'assenza di tipi. Se fosse un vero gigante, dovrebbe possedere un tipo Pokémon e non semplicemente plasmare vari tipi, come invece lo vediamo fare all'interno del multiverso. Credo che Regigigas possa essere piuttosto interpretato come la copia ordinata di un gigante, una copia creata da Arceus come suo aiutante all'interno del multiverso. Del resto è risaputo che all'interno di varie epoche il re è stato considerato una sorta di portavoce di Dio, e del resto Regigigas conserva questa sua natura regale, portando all'interno del suo nome il termine latino regius, ossia per l'appunto regale. In terzo luogo, la cosa più importante, la natura e il posto dei giganti. I giganti possono essere definiti Pokémon? Probabilmente sì. Se Arceus lo è, anche questi esseri, progenitori di Arceus stesso, dovrebbero conservare questa caratteristica. Eppure potrebbero non essere come i Pokémon di cui siamo a conoscenza, ma questa è una cosa che chiariremo più avanti. Seconda cosa, e molto più fondamentale: i giganti non appartengono alla creazione di Arceus, non appartengono dunque al multiverso. Se infatti questi esseri precedono Arceus, vuol dire che non rispondono alle sue leggi e dunque non rispondono allo spazio e al tempo di cui sappiamo essere fatto il multiverso. Quando si è parlato dei giganti, si è sempre cercato di collocarli all'interno del multiverso creato da Arceus, ma ciò è evidentemente impossibile. I giganti non risiedono in un luogo lontano del multiverso, non sono stati relegati al suo interno da Arceus, ma sono al di fuori di esso. Questi esseri devono vivere in un punto che a rigor di termini non potremmo nemmeno chiamare spazio, come abbiamo dimostrato, e che dunque chiameremo punto del caos. Come nella mitologia norrena, i giganti vivono al confine del regno divino, non potendone fare parte perché rappresentanti il caos contro l'ordine. Eppure la stessa mitologia norrena dirci
dirci che un giorno i giganti riusciranno ad attraversare le barriere del regno divino, portando al crepuscolo degli dei. Ma questo elemento tornerà con più forza più avanti. Ricapitoliamo velocemente. Arceus nasce dai giganti. Sconfiggendoli, ottiene il controllo sui tipi Pokémon e sulla materia. A quel punto, Arceus crea il multiverso, affidando le leggi di spazio e tempo di Alga e Palkia ed escludendo i giganti al di fuori di esso, relegandoli nel punto del caos. Dunque Arceus crea l'antimateria e la affida Giratina per mantenere in equilibrio la propria creazione e crea Regigigas come suo servitore, ispirandosi ai giganti sconfitti. Fatto ciò, le Lastre si disperdono nel multiverso, portando con sé il potere dei giganti e dunque la capacità di potenziare un determinato tipo Pokémon. Si suppone dunque che il controllo degli elementi della natura, come i mari, le terre e i cieli, un tempo appartenuto ai giganti, sia conferito a Pokémon quali Kyogre, Groudon e Rayquaza. Fatto ciò, Arceus cade in un sonno profondo e il multiverso inizia ad espandersi. Ma i giganti collocati nel punto del caos, come nella mitologia norrena, tentano di penetrare nel multiverso di Arceus. Con ciò abbiamo chiarito l'origine del multiverso Pokémon, ma non solo. Abbiamo definito un punto non definito dallo spazio-tempo in cui risiedono esseri differenti da Arceus, ossia i giganti. Ma non siamo ancora pronti per parlare di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, perché prima dobbiamo andare a capire come è strutturato il multiverso, ossia come è strutturata la creazione di Arceus. Sappiamo dai miti di Sinnoh che dopo la creazione del multiverso Arceus cade in un sonno profondo. Ciò significa dunque che Arceus dopo la creazione non interviene più sulla sua creazione, ma lascia che questa si sviluppi secondo le regole di spazio e tempo. Dubito pertanto che si possa dare una classificazione certa e corretta degli universi che compongono il multiverso, essendo il loro sviluppo dato dal caos. Possiamo però darne una molto sommaria e prettamente arbitraria. Vi sono ad esempio universi molto simili tra loro con leggere varianti. Esempi di questo tipo di universi sono la Kanto della prima generazione e quella dei suoi remake di terza, oppure la Hoenn di Rubino e Zaffiro, in cui a Zeta non ha mai attivato l'arma suprema, dunque non sono mai arrivate le mega evoluzioni, e la Hoenn di sesta generazione, che invece ha subito su di sé gli effetti di questo avvenimento. Per comodità possiamo dividere questo tipo di universi in tre categorie. L'universo 1-2, che parte dalla prima generazione e si protrae fino alla seconda. L'universo 3-4-5, che parte dalla terza generazione, che conosce il primo remake di Kanto e si protrae fino alla quinta. In questo universo a Zeta non ha mai attivato l'arma suprema, è assente la mega evoluzione e non sappiamo in che condizioni si trova Kalos. Infine l'universo 6-7, che parte dalla sesta generazione e si protrae fino alla fine della settima. In questo universo a Zeta ha attivato l'arma suprema ed è presente la mega evoluzione. Non ho voluto inserire all'interno di questa classificazione l'ottava generazione perché ancora non sappiamo con certezza in quale universo potrebbe essere inserita. Certo è che dall'assenza di mega evoluzioni e di mosse Zeta è molto probabile che questo universo non sia all'universo 6-7. E dunque, con il cambio di console, potremo stare assistendo ad un nuovo universo Pokémon. Abbiamo poi gli ultramondi, degli universi permeati di ultra energia, in cui per un motivo o per l'altro l'essere umano e i Pokémon non si sono sviluppati, oppure sono fuggiti o in altri casi estinti. Tra gli ultramondi però abbiamo due casi particolarmente curiosi. Il primo è l'ultramondo di Kartana, in cui vediamo gli esseri umani condividere il proprio spazio vitale con l'ultra creatura, forti del contatto con la natura. Il secondo è quello invece dell'ultra megalopoli, per certi versi l'opposto del mondo di Kartana, in cui l'essere umano ha sviluppato una tecnologia tale dal perdere ogni contatto con i Pokémon. Una prova del fatto che gli ultramondi appartengano alla creazione di Arceus ci è data dall'unità di misura che appare nel momento in cui raggiungiamo uno di questi ultramondi. Ci viene infatti detto di aver percorso un tot di anni luce, che sono una misura che determina una quantità di spazio, ma che al suo interno contiene ovviamente anche un'unità di tempo. E dunque è evidente che questi universi restano pur sempre regolati dalle leggi di spazio e tempo promulgate da Arceus. Accanto agli universi in cui per un motivo o per l'altro la convivenza tra umani e Pokémon si è conclusa tragicamente, possiamo inserire quelli che definirei universi negativi. Sto parlando degli universi dai quali provengono i boss malvagi che incontriamo durante l'episodio Rainbow Rocket. In questa specifica parte di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna veniamo a conoscenza del fatto che questi boss malvagi nel loro universo sono riusciti a portare a compimento il loro scopo. Possiamo dunque immaginare, senza girarci molto attorno, che in questi universi la situazione sia totalmente degenerata. E per il fatto che in questi universi il bene perde contro il male, ho deciso di chiamarli per l'appunto universi negativi, per sottolineare il contrasto che vi è tra questi e gli universi della lore principale. Infine siamo a conoscenza di universi dei quali possiamo dire poco o nulla. Questi sono gli ultramondi ignoti, in cui ci è possibile catturare i Pokémon leggendari all'interno di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, e i presunti ultramondi di Stack Attack e di Blacephalon. Se sugli ultimi due non possiamo dire proprio alcunché, in realtà sugli ultramondi ignoti paradossalmente
probabilmente, visto il nome, c'è qualcosa che potremmo asserire. Sappiamo di per certo che in questi ultramondi si sono sviluppati dei Pokémon in tutto e per tutto uguali ai nostri, e dunque possiamo presumere che questi universi siano molto simili al nostro. Addirittura nei mondi in cui all'interno vi è Mewtwo possiamo ipotizzare la presenza di esseri umani che verosimilmente hanno realizzato Mewtwo in maniera perfettamente analoga alla nostra. E possiamo anche immaginare a questo punto che a causa proprio del nostro intervento, che sottrae un Pokémon leggendario ad un universo, questi universi possano subire modificazioni decisive. Se ad esempio entrando in un ultramondo A dovessimo catturare un Kyogre, ciò inevitabilmente renderebbe molto più facile l'obiettivo del Team Magma, e dunque potremmo aver trasformato inconsciamente un ultramondo ignoto in un universo negativo. Questi sono all'incirca gli universi di cui siamo a conoscenza o di cui supponiamo l'esistenza, ma di fatto questi sono infiniti. A riprova di ciò abbiamo l'ultraspazio, percorribile in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, che contiene al suo interno una quantità spropositata di ultravarchi che conducono ai rispettivi ultramondi. Detto ciò, abbiamo ancora qualche tassello da limare per perfezionare la nostra visione sul multiverso. Innanzitutto le figure di Necrozmas, Solgaleo, Lunala e pre-evoluzioni. Questi Pokémon sono gli unici a viaggiare e a poter far viaggiare determinati altri esseri all'interno dell'ultraspazio, essendo ispirati al concetto di luce. Necrozmas è l'incarnazione, Solgaleo e Lunala le fonti. E non è dunque un caso che Necrozmas possa assorbire sia uno che l'altro. Essendo in grado di mettere in comunicazione differenti universi tramite dei wormhole, è verosimile ipotizzare che questi esseri non abbiano la loro originale dimora in un particolare universo, ma che risiedano proprio nell'ultraspazio, e dunque che vaghino di universo in universo. Del resto il Pokédex, frutto di studi su questi Pokémon, afferma che essi sono simili ma non uguali a delle ultra creature. E questa disuguaglianza potrebbe derivare proprio dalla loro differente collocazione all'interno del multiverso. In secondo luogo, Dialga e Palkia. Abbiamo già detto che Giratina rappresenta una sorta di contropeso al multiverso che dà equilibrio alla sua bilancia. Eppure, così come Giratina possiede una sorta di suo mondo, anche Dialga e Palkia sembrano averlo. Quando Cyrus evoca tramite Rosso Catena i due Pokémon, a seconda della versione del gioco che si gioca, notiamo una sorta di squarcio aprirsi sotto il Pokémon leggendario. Queste aperture ricordano fin troppo bene un portale, dunque la domanda sorge spontanea: Dialga e Palkia dove risiedono all'interno del multiverso? Se immaginiamo il multiverso strutturato come uno spazio in cui una serie di universi sono collegati dall'ultraspazio, che sappiamo essere una sorta di corridoio percorso da Necrozmas, Solgaleo, Lunala e pre-evoluzioni, ci resta un unico punto dove Dialga e Palkia potrebbero trovarsi, ossia lo spazio restante tra ogni mondo, un luogo di puro spazio e puro tempo in cui i due figli prediletti di Arceus risiederebbero. C'è facile ora immaginare che Cyrus, tramite Rosso Catena, non abbia aperto un varco dal versante dell'ultra corridoio, ma piuttosto abbia squarciato letteralmente lo spazio ed il tempo, permettendoci di ammirare, anche se per poco, lo spazio puro che contiene tutti gli universi. E a conclusione di tutto ciò, eccovi una chicca finale. Il multiverso, come abbiamo visto, contiene una miriade di universi singoli che si sviluppano secondo le loro vicissitudini. Ma ciò che noi viviamo singolarmente nelle nostre vite risiede pur sempre dentro una cartuccia. Immaginiamo di prendere due persone A e B che giocano rispettivamente a Pokémon Rosso e Pokémon Blu, per poi acquistare, sempre rispettivamente, Pokémon Oro e Pokémon Argento. Ci troviamo evidentemente nello stesso universo, ossia l'universo 1-2, ma allo stesso tempo in due dimensioni separate. Banalmente, nella dimensione della persona A, Oro giungerà allo scontro con Rosso insieme a Do-Oh, mentre nella dimensione della persona B ad accompagnarlo troveremo Lugia. Ma non solo, la persona A potrebbe aver scelto come starter Charizard, la persona B Blastoise. Insomma, all'interno di un universo avremmo differenti linee temporali rappresentate dalle schedine, in cui la trama principale si svolge linearmente le altre schedine, ma con delle leggere modifiche determinate dalle nostre scelte. Benché ciò possa risultare stranissimo di primo acchito, non dobbiamo dimenticarci che Dialga è perfettamente in grado di creare diverse linee temporali, e che i viaggi nel tempo e il mescolarsi delle linee temporali sono perfettamente canoniche nel mondo Pokémon. Per capirlo basta pensare banalmente all'intramondo di Pokémon Nero e Bianco, che mette materialmente in connessione due allenatori appartenenti a due dimensioni di fatto diverse. Ed eccoci finalmente, dopo tutto questo tempo, giunti ad una teoria definitiva e convincente dell'intero mondo Pokémon, multiverso compreso. Un mondo che alle sue origini ha dovuto però assistere ad una battaglia tra Arceus e i giganti, che ha permesso ad Arceus di creare il multiverso in cui viviamo le nostre canoniche avventure Pokémon, ma anche di relegare i giganti sconfitti in un punto indeterminato al di fuori di esso. Ma come abbiamo detto in precedenza, ispirandoci alla mitologia norrena, questi esseri al di fuori del multiverso dovranno pure tentare in un qualche modo di accedervi. Insomma, questi giganti hanno perso un antico potere, come possono non desiderare di riottenerlo? E se ciò dovesse succedere, come si difenderà il multiverso? Possibile che Pokémon Spada e Scudo rechino con sé la risposta?
Partiamo dai due leggendari di copertina, ossia Zacian e Zamazenta. Come ovvio che sia, la loro creazione trae ispirazione dalla mitologia norrena. Eppure in questo caso devo ritrattare l'argomentazione che avevo proposto nella mia prima teoria. Zacian e Zamazenta non possono essere ispirati a Fenrir, se non nell'aspetto. Zacian porta con sé una spada che impugna tra i denti, e benché anche il lupo mitologico Fenrir possieda una lama in bocca, questa è semplicemente conficcata all'interno della mascella per impedire al lupo di chiudere le sue poderose fauci, mentre Zacian la utilizza proprio come strumento di offesa. E come se non bastasse, non esiste un collegamento ben definito tra Fenrir e Zamazenta, anche perché i due lupi leggendari sono buoni, Fenrir invece malvagio. Credo pertanto che quel poco che vi è di Fenrir in questi due leggendari sia declassabile a semplice riferimento iconografico, peraltro a mio avviso anche indiretto. Eppure, per quanto riguarda l'ispirazione di Zacian e Zamazenta, non credo che si possa neppure parlare di Jerry e Frecky, i lupi di Odino. Certo, ci stiamo avvicinando, ma non c'è alcun rimando che colleghi Jerry e Frecky alla guerra, alla spada e agli scudi. Quando qualche mese fa consultai le fonti da cui trassi la mia prima teoria, ero talmente accecato dall'idea di Fenrir che non mi sono accorto di quella che è l'evidente ispirazione dei due lupi leggendari, una figura che incarna insieme il lupo e il guerriero. Sto parlando dei guerrieri lupo, combattenti consacrati ad Odino. Volendo entrare più nello specifico, potremmo anche parlare dei due colori associati a questi Pokémon. Ciano e Magenta, infatti, rappresentano simbolicamente nella tradizione nordica due tipi diversi di combattimento. Il Ciano rappresenta una forza quasi magica in grado di illudere i nemici e di rendersi praticamente intoccabile. Al contrario, il Magenta è il colore del combattente che si impone con l'irruenza del guerriero per eccellenza. Analizzando le informazioni che il sito ufficiale di Pokémon Spada e Pokémon Scudo ci fornisce su Zacian e Zamazenta, possiamo tracciare un'analogia tra i colori che questi Pokémon assumono e i loro stili di lotta. Zacian, il Ciano, un Pokémon che in virtù della propria grazia è in grado di ammaliare in combattimento i suoi stessi nemici. E Zamazenta, il Magenta, un Pokémon che in combattimento sfrutta la propria irruenza come arma di battaglia. Evidentemente due guerrieri formidabili, ma che a quanto pare non sono incontrastati. Dal trailer, infatti, percepiamo come Zacian attacchi Zamazenta per errore, convinto di dirigere il proprio attacco verso un terzo nemico che si paleserà poco dopo con una folata di vento che sembra quasi animare la foresta. Ciò spinge i due leggendari a fare fronte comune, proteggendosi a vicenda alle spalle e preparandosi ad affrontare la minaccia. Ma chi mai potrebbe minacciare i guerrieri di Odino? Facciamo un passo indietro. Il 23 maggio un leaker, nell'indifferenza generale, pubblica l'intero contenuto del Pokémon Direct, aggiungendo dettagli fondamentali. Tra queste, il nome del terzo leggendario, ossia Eternatus. Ma non solo. Il leaker infatti aggiunge una parola chiave che stravolge completamente l'idea che ci si poteva fare di questo Pokémon leggendario. Sì, perché Eternatus, a quanto dice il leaker, è malvagio. Ma qual è l'origine del nome Eternatus? Difficile dirlo, ma possiamo fare un'ipotesi. Potrebbe essere infatti la combinazione del termine inglese eternity, ossia eternità, e del latino flatus, ossia letteralmente soffio. Se così fosse, svelare l'identità di questo Pokémon sarebbe un gioco da ragazzi. Su una delle colline di Galar assistiamo alla rappresentazione di quella che sembra essere un'antica battaglia, assistendo a delle evidenti raffigurazioni di venti che provengono da un presunto Pokémon leggendario, e considerando il vento che segnala a Zacian e Zamazenta la pericolosa minaccia, la conclusione è incontrovertibile. Eternatus è il Pokémon della collina. Non solo, ma Eternatus è anche il nemico giurato di Zacian e Zamazenta. Ora è logico che quello a cui assistiamo nel trailer non sia il primo incontro tra i tre. Se sulla collina assistiamo a un'incisione di una battaglia, evidentemente quella battaglia deve essersi combattuta in un antico passato, verosimilmente coinvolgendo sia Eternatus che i due lupi leggendari. E del resto abbiamo un sacco di rovine a Galar che testimoniano un oscuro evento passato che pare aver fatto cadere parte della regione in rovina. Forse dopo anni dalla sua comparsa, Eternatus è tornato e spetterà all'umanità, insieme ai Pokémon leggendari, evitare che Galar si ritrasformi in un cumulo di macerie. Ma perché Eternatus dovrebbe attaccare Galar? E chi mai potrebbe attaccare i guerrieri di Odino? Forse qualcuno contro Odino? E dunque stiamo parlando forse di un leggendario contro Arceus? Ma soprattutto, Eternatus a Galar cosa cerca? È arrivato il momento, ragazzi, di inserire un nuovo elemento, il Dynamax. Questa particolare energia sembra permeare il suolo di Galar con due principali effetti. Da un lato permette ai Pokémon di diventare giganti e di aumentare la propria potenza, mentre dall'altro sembra permettere a Galar di rimanere rigogliosa. La professoressa Flora, insieme a Sonia, sembra infatti studiare gli effetti dell'energia Dynamax su delle piante, il che spiegherebbe anche quell'enorme albero che sembra quasi inglobare il loro laboratorio. A riprova di ciò, un'altra città, Galar, che non abbiamo scorto all'interno del trailer, presenta dei funghi giganteschi che difficilmente possono essere prodotti naturali e dunque probabilmente sono contaminati da questa energia Dynamax. Ma non abbiamo risposto ancora a una domanda fondamentale: questa energia Dynamax da dove viene? Durante il Pokémon Direct intravediamo Sonia, l'assistente della professoressa Flora, ingaggiata per una particolare missione, impegnata a discutere con il personaggio
personaggio giocante su quella che sembra essere la collina di Eternatus. Perché mai una ricercatrice dovrebbe trovarsi in questo luogo se la sua missione è quella di svolgere un determinato compito richiestogli dalla professoressa Flora, esperta in energia Dynamax? Forse è proprio Eternatus l'oggetto delle sue ricerche? Forse Sonia vuole approfondire il legame tra questa misteriosa creatura e l'energia Dynamax? Forse vuole capire se c'è una correlazione tra le fonti da cui sgorga l'energia Dynamax esagonali, esattamente come la fisionomia di Eternatus? Forse vuole capire se il fenomeno dei Pokémon giganti può essere collegato a un Pokémon gigante? Ma aspettate, non ho forse appena detto che Eternatus è un Pokémon gigante? Beh, chi mai potrebbe minacciare Zacian e Zamazenta, i guerrieri di Odino, i guerrieri di Arceus? Solo un essere non compreso nel piano divino, solo un essere al di fuori di questo potrebbe voler minare all'ordine di Dio. E del resto la Dynamax non rende forse i Pokémon colossali? Non permette forse la crescita delle piante e dunque non permette quel controllo della natura che è proprio dei giganti? Flora, riuscendo a controllare l'energia Dynamax, non è forse riuscita a controllare la crescita delle proprie piante? Eldegoss non permette forse, grazie ai suoi semi, a Galar di essere rigogliosa e non si trova forse proprio nei pressi della collina di Eternatus? Ed Eternatus non è forse gigante anche nelle dimensioni? Non è forse in grado di ricoprire con la propria sagoma un'intera collina? Bene, ricapitoliamo tutto ciò che abbiamo concluso fino ad ora. Eternatus è un gigante, un essere collocato al di fuori del multiverso di Arceus e che un tempo deve essere riuscito ad aprirsi un varco a Galar. Qui, suo malgrado, ha dovuto affrontare Zacian e Zamazenta, che presumibilmente lo hanno sconfitto e lo hanno costretto a rilasciare una determinata energia sul suolo di Galar che, se controllata, permette di controllare la natura. Ma in questo momento dovrebbe esservi sorta una domanda. Ammettendo che un tempo Eternatus possa aver avuto le energie sufficienti per varcare il multiverso, ora che ha rilasciato a Galar gran parte della propria energia Dynamax, come può tornare a minacciare Galar? Signori, fino ad adesso abbiamo parlato del passato di Galar. Ora è arrivato il momento di catapultarci nel presente. Abbiamo già dimostrato indirettamente ad inizio video come questa non sia una questione di ultravarchi. Se infatti questi ultimi appartengono al multiverso mentre i giganti ne restano al di fuori, deve esserci allora un terzo modo per cui questi esseri possono giungere nel multiverso. Occorre dunque ammettere l'esistenza di un terzo tipo di portale. Finora abbiamo parlato di portali che conducono all'ultraspazio e di portali che conducono allo spazio puro, al tempo puro e all'antimateria. Ma deve esistere un terzo tipo di portale in grado di connettere il multiverso con il punto del caos dove regnano i giganti, che in quanto indifferenti allo spazio-tempo potrebbero penetrare il multiverso in qualsiasi punto. Come abbiamo già detto, questo tipo di portale può essere aperto solo da un gigante, ma Eternatus, avendo perso l'energia che lo rendeva tale, ossia l'energia Dynamax, non dovrebbe esserne più in grado. Come farà dunque questo essere a minacciare nuovamente Galar? La risposta è semplice, saremo noi a permetterglielo. Pensateci un attimo, la professoressa Flora ha in passato eseguito delle ricerche sul Dynamax, un'energia misteriosa rilasciata da un gigante, eppure l'essere umano ha imparato a controllarla solo recentemente. Dal trailer notiamo come l'energia Dynamax venga, per così dire, incanalata tramite un polsino tecnologico, ma allo stesso tempo ammiriamo una scultura in rilievo che ci mostra un Dugtrio gigante, segno che un tempo questi Pokémon giganti dovevano essere percepiti dall'essere umano come qualcosa di totalmente incomprensibile. Eppure oggi il controllo sul Dynamax sembra essere pressoché totale. Se nelle terre selvagge questi Pokémon utilizzano la propria energia in maniera totalmente smisurata e con effetti devastanti come attacchi multipli nello stesso turno e scudi che li proteggono, all'interno degli stadi di Galar invece questa energia è fortemente controllata, permettendone l'utilizzo solo per 3 turni. Sembra quasi che l'energia Dynamax, dall'essere venerata grazie allo sviluppo tecnologico, sia diventata la più grande fonte di intrattenimento di Galar. Ma ne siamo davvero sicuri? Vogliamo davvero credere che la più grande energia che il mondo Pokémon abbia mai conosciuto sia utilizzabile solo per intrattenere fiumane di persone che vogliono incontri Pokémon? Sappiamo che solo in alcuni punti i Pokémon possono dynamaxizzarsi e uno di questi sono proprio gli stadi. Non avete mai pensato a come gli stadi stonino con le campagne di Galar in cui sono ambientati? Sembra quasi che la ragione per cui quegli stadi sono stati costruiti in quei precisi punti sia dovuta ad una specifica del territorio e, considerata la possibilità di evocare i Pokémon giganti in questa struttura, il motivo deve essere necessariamente l'energia Dynamax. Ma gli stadi sono di più, sono luoghi in cui l'energia Dynamax è controllata, sono luoghi in cui la tecnologia, probabilmente anche grazie agli studi di una professoressa pensionata, è stata in grado di governare un'energia proveniente direttamente dalle origini del mondo. E allora è arrivato il momento di aggiungere l'ultimo tassello, la città nord di Galar. Una città circondata da ghiacci che sembrano colpire addirittura delle zone che un tempo erano adibite alla balneazione. Insomma, un cambio di clima repentino, ma perpetuo, come se fosse controllato, un po' come accade all'interno delle terre selvagge, ma in una maniera completamente svincolata dalla volontà umana. Ora, sappiamo che Galar sta vivendo una rivoluzione industriale
industriale ed è lecito postulare che la città a nord della regione ne sia la principale fautrice. Ma come ci insegna la storia, il progresso tecnologico ha un limite ben definito, ossia l'energia. Immaginate cosa possa significare per una regione in via di sviluppo scoprire di poter controllare un'energia che giace nel sottosuolo di quella regione. E immaginate cosa potrebbe pensare una professoressa che probabilmente ingenuamente con i propri studi ha fornito a Galar la possibilità di controllare un'energia che potrebbe però portarla ad un punto di non ritorno. Preoccupazione certamente, forse tanta da cercare di scoprire la verità. Forse tanta da inviare l'assistente più giovane a svolgere ricerche sul campo per capire se l'uso sconsiderato di questa energia possa portare a spiacevoli incontri. E immaginate poi cosa possa pensare Dandel, il campione della Lega Pokémon, a cui si propone la costruzione di stadi in grado di ospitare questi Pokémon giganti. Non sarebbe questa una collaborazione perfetta tra la tecnologia di Galar e la Lega Pokémon? Da un lato Dandel aumenterebbe esponenzialmente la propria popolarità a cui tiene molto, mentre dall'altro si giustificherebbero gli studi sul Dynamax con l'intrattenimento della popolazione. E una professoressa come Flora, sicuramente nata in un'epoca in cui gli stadi erano assenti, potrebbe fiutare il marcio della situazione. Attenzione, né la Lega Pokémon né tantomeno l'industria di Galar saranno cattivi in senso stretto. Tanto che assistiamo nel trailer ad una battaglia con Dandel in veste di campione, che se fosse cattivo a rigor di logica alla fine della trama dovrebbe essere espulso dalla Lega Pokémon. Lo scopo che sta alla base delle ricerche sul Dynamax è di per sé nobile, il problema sono le conseguenze. Poco fa abbiamo detto che Eternatus deve essere stato in grado un tempo di aprire una breccia nelle barriere del multiverso utilizzando proprio quell'energia che poi andò a perdere a Galar. Ciò vuol dire ovviamente che l'energia Dynamax potrebbe essere in grado di perforare i limiti della creazione di Arceus. E allora chiudiamo la partita. Quando un Pokémon assume la sua forma Dynamaxizzata, sopra di lui pare bucarsi il cielo con un varco che sembra dare su un mondo completamente nero. Quella spaccatura è un portale del terzo tipo che collega direttamente Galar con il punto del caos. Ma è chiaro che un semplice Pokémon Dynamaxizzato non potrebbe bastare per aprire uno squarcio nel multiverso grande a sufficienza per permettere a Eternatus di passare. Eppure se qualcuno dovesse riuscire a concentrare tutta l'energia Dynamax in un singolo punto, magari sostenuto da una Lega Pokémon guidata da un personaggio tanto ambizioso quanto ingenuo, per poi rilasciare questa energia tutta ad un fiato per un qualsivoglia scopo, allora a quel punto si aprirebbero le porte del caos. E a quel punto niente fermerà Eternatus dal tornare nella regione di Galar per riottenere il suo antico potere, e una volta riottenuta l'energia Dynamax, cercare di riottenere quel potere ancora più antico sottratto alle origini da Arceus ai giganti. A questo punto il multiverso subirà una seconda invasione che rischierà di portare al crepuscolo di Arceus. Ma il ritorno di Eternatus ci porta necessariamente di nuovo a Zacian e Zamazenta. Fin dall'inizio ho omesso un dettaglio su questi due Pokémon per prenderlo in questo esatto momento. Sembra infatti che nella regione di Galar Zacian e Zamazenta siano pressoché sconosciuti. Ciò ovviamente può significare solo una cosa: Zacian e Zamazenta non sono originari di Galar. Ma allora da dove provengono? Abbiamo detto in precedenza che questi due Pokémon si ispirano ai guerrieri di Odino e dunque analogamente nel mondo Pokémon rappresenterebbero i guerrieri di Arceus. Vogliamo forse credere che il dio creatore, creando il multiverso, non abbia mai pensato a un esercito con cui difenderlo? Immaginiamo il multiverso come se fosse uno stato. Arceus è il re, mentre Dialga e Palkia sono i deputati alle esecuzioni delle sue leggi. Ma con un nemico così potente alle frontiere del proprio regno, chi non penserebbe mai a un esercito? Ecco dunque il motivo per cui Zacian e Zamazenta non sono conosciuti al popolo di Galar. Questi Pokémon non solo non provengono da Galar, ma non fanno nemmeno parte del multiverso in senso stretto. E durante una guerra che ha portato Galar alla distruzione, presumibilmente decimando il popolo, è ovvio che si sia persa la traccia di questi due Pokémon. Se pensiamo che di Eternatus, un gigante alto 20 metri, è rimasta una semplice stilizzazione della sua sagoma su una collina, non sembra così assurdo pensare che Zacian e Zamazenta all'interno di questa battaglia siano stati completamente rimossi dalla coscienza popolare di Galar. Zacian e Zamazenta appaiono nel momento in cui il multiverso è in pericolo, verosimilmente grazie alle corsie preferenziali di spazio puro e tempo puro che permettono a questi due Pokémon di essere ovunque in ogni punto del multiverso. E quale momento di maggior pericolo che il ritorno di un gigante? Zacian e Zamazenta percepiscono il ritorno di Eternatus, giungono a Galar, si scontrano accidentalmente e decidono, una volta individuato il nemico, di fare fronte comune per affrontarlo. A quel punto la guerra inizia. L'obiettivo? Per Zacian e Zamazenta salvare il multiverso, per noi salvare Galar e i nostri cari da una seconda distruzione. L'alleanza tra Pokémon leggendario e personaggio giocante è dunque inevitabile. Ma davanti a una minaccia così grande e potente, tutti si uniranno per fare fronte comune, anche chi ha permesso a causa della sua negligenza il ritorno di questo essere. E probabilmente avremo anche bisogno del supporto di giocatori provenienti da altre dimensioni temporali, da altre cartucce, che uniti tutti insieme in un raid Dynamax ci aiuteranno a sconfiggere il Pokémon Dynamaxizzato per eccellenza. La minaccia che porta Eternatus non ha niente a che vedere con le altre minacce del mondo Pokémon. Groudon e Kyogre restano pur sempre all'interno dei piani di Arceus e il loro potere non è nemmeno loro, ma è conferito loro da Arceus a partire dal potere sottratto da questo Pokémon ai giganti. E la
La buona riuscita del piano del Team Magma e del Team Hydro comporterebbe la distruzione di un unico universo. Eternatus, invece, potrebbe ricondurre l'intero multiverso al caos originario, riprendendosi non solo l'energia Dynamax, ma anche il potere ancestrale appartenente ai giganti, ossia il controllo sulla natura e dunque sugli elementi della materia, che sono a fondamento del multiverso Pokémon stesso. A tal proposito, siamo proprio sicuri che Eternatus sia l'unico gigante? Dall'incisione sulla collina deduciamo che questo Pokémon abbia il controllo sui venti e i fulmini, ma all'interno del mondo Pokémon abbiamo un sacco di testimonianze di giganti in grado di controllare altri elementi della natura. Nella versione beta delle rovine d'Alpha abbiamo l'incisione rupestre di esseri umanoidi accompagnati dai simboli di palle di fuoco, vortici d'acqua e venti impetuosi. E allo stesso modo, in uno dei messaggi traducibili all'interno delle rovine degli abissi di Unima, si narra del re Armonia, che sconfisse esseri umanoidi analoghi a quelli riscontrabili all'interno delle rovine d'Alpha e che, citando testualmente, salvò il proprio popolo dalle onde. Abbiamo dunque più opzioni: o Eternatus ha potere su ogni elemento della natura presente nel multiverso, oppure abbiamo più giganti. E allora forse Galar non è altro che un minuscolo punto di questo scontro che ha accompagnato tra le righe ogni nostra avventura Pokémon. Forse a Galar non assisteremo a qualcosa di nuovo, ma apriremo gli occhi sulla reale minaccia che ci ha sempre circondati. Ed è possibile che nei remake di Diamante e Perla, giochi che custodiscono il segreto della cosmogonia del mondo Pokémon, Cyrus possa inavvertitamente sbagliare qualcosa. Possibile che inavvertitamente possa aprire le porte non solo ad Eternatus, ma a tutti i giganti confinati nel punto del caos. E forse a quel punto, come un tempo accadde, non saranno più sufficienti Zacian e Zamazenta, ma sarà necessario l'intervento di Arceus stesso. Magari attraverso quegli unknown che evoca durante l'evento delle rovine Sinjo e che accompagnano sia le iscrizioni sulle rovine degli abissi che ovviamente le rovine d'Alpha. E a quel punto nessuno potrà sottrarsi. La battaglia sarà totale e l'umanità non avrà più piani malvagi che reggano. Tutti saranno uniti in una battaglia contro il caos e contro i giganti, in una battaglia che avrà molta più importanza della nostra stessa sopravvivenza. Perché non sarà semplicemente una battaglia tra Arceus e i giganti, ma sarà una battaglia tra l'ordine e il caos, tra l'essere e il non essere. Bene, ho iniziato a registrare alle 5 di pomeriggio, sono le 8 di sera. Sono davanti a questa videocamera da 3 ore e spero che questo video sia venuto bene. È stato un parto registrarlo, ma penso che sarà ancora più un parto editarlo. Siccome però sono arrivato alla fine di questo video e non so se si è notato durante la registrazione, ma sto perdendo gradualmente la voce, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Se siete arrivati fino a questo punto del video, complimenti, vuol dire che ci tenete davvero tanto alle teorie Pokémon e vuol dire che veramente siete interessati a questo brand. Per il resto non posso fare altro che indirizzarvi verso i miei social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e per contenuti extra che pubblico ogni giorno. E mi raccomando, premete la campanella se non l'avete ancora fatto per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, io non ne posso davvero più di stare sotto queste luci, quindi vi saluto e noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.